Carlo Pioli in arte Rubio Loco. Non fare il buffone e non nominare il mio nome in vano. Chi sei? Sono il dio tuo. Sei il dio tuo? Con quella voce lì, se tu sei dio, sono Matteo Renzi. Oh, non bestemmiare. Scusa, ma con quella voce lì alla Gene Gnocchi, ma non sei credibile, dai, signore. Perché te lo sei? Vabbè, ma scusa, ma Dio dovrebbe parlare con una dizione corretta, con la voce suadente come quella del film di Don Camillo e Peppone. Don Camillo, Don Camillo. Ma che testa c'hai? Ma secondo te siamo a Firenze e mi metto a parlare come uno di Brescello? Vabbè, o ma... dovrei mettermi a parlare in spagnolo come fai te con le tue canzoni? Sì, potrei anche farlo, ma poi c'è da mettere i sottotitoli in italiano come fai te, perché la gente non capisce. Adesso stai dicendo che faccio delle cose incomprensibili che dovrei smettere magari, anche quello. Ferma! Ma che testa c'hai? Ma allora non capisci proprio un fico secco. Fin, ma non vedi che stai facendo tutto da solo? Se vuoi smettere, fallo pure, ma non dare la colpa agli altri. La responsabilità è solo ed unicamente tua. Fin, ma te non ti rendi conto. Ma cosa? Tu c'hai un talento. C'hai presente i talenti? Sì. Ecco, io ho distribuito tanti talenti a tutti e ognuno deve farli fruttare. Guarda Berlusconi, ad esempio. Lui li ha fatti fruttare molto bene. Ma Berlusconi, ma io anche io cosa devo fare? Cosa me ne Fino, che testa c'hai? Ma non capisci. Tu hai una fortuna della mia mamma. Signore... Tu hai la musica, e la musica è un linguaggio universale, sì, non so. Fai male a nessuno, anzi, non importa se canti in italiano, in spagnolo, inglese o cinese, l'importante è fare quello che senti dentro, so. Non mollare mai, no. E troverai sempre qualcuno che cercherà di capire, se non lo fa è perché non vuole, ma non è un problema tuo. Abbi fede in me e soprattutto in te, che ti ho fatto mia immagine e somiglianza. Potevi impegnarti anche un po' di più, eh? Lascia lei e vai tranquillo. Se hai bisogno, chiamami. Fima, mi raccomando, per l'amor di Dio, cioè per l'amore mio, chiama me e mica mia mamma che è stanca e ha un sacco di cose da pensare. Deve fare i cappelletti, la torta fritta, l'arrosto, lavare la sacra sindone. Lascia stare. Ma insomma, ma, signore, ma dove ti chiamo? Al cellulare? Al cellulare? Ma secondo te che testa c'hai? Ma io non ce l'ho il cellulare. Ma sì, ma se ho bisogno dove ti trovo? Tu chiamami e mi troverai. Ma sì, ma dove, signore? Io sono in cielo, in terra, in ogni luogo. Capito? Io sono dappertutto. Sì. Io sono Dio. Ho capito, ma se io ho bisogno di chiamarti, signore... Basta, adesso mi hai stufato. Me ne vado e ti saluto. Ma no, ma aspetta un attimo, ti devo dire ancora... Il tuo tempo è scaduto. Ma come è scaduto il mio tempo? Signore, un attimo. Ciao. Ma come ciao? Sta bene. Ma cosa sta bene? Ma signore! Ti prego! Signore! Dio mio! Salutami la mamma, eh! Però che bello questo Dio, eh! Quasi quasi lo faccio mio.